Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 26 aprile è San Cretto Papa. Oggi è anche la giornata internazionale di Chernobyl, che commemora le vittime del disastro nucleare di Chernobyl e riflette sugli sforzi di recupero e sulle lezioni apprese. Il 26 aprile del 1986, un'esplosione nella centrale nucleare a pochi chilometri da Chernobyl, in Ucraina, immise nell'aria radioattività in quantità equivalente a circa 500 ordigni, come quello sganciato su Hiroshima. E a distanza di 38 anni le radiazioni continuano ancora a danneggiare la salute di migliaia di abitanti in Bielorussia, Ucraina e Russia. Quasi 8,4 milioni di persone nei tre paesi sono state esposte alle radiazioni. Quello avvenuto a Chernobyl è uno dei due incidenti nucleari classificati come catastrofici, insieme a quello di Fukushima nel marzo 2011. Il governo sovietico ha riconosciuto la necessità di assistenza internazionale solo nel 1990. L'8 dicembre 2016 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 26 aprile è la giornata internazionale in commemorazione del disastro di Chernobyl. Oggi è anche la giornata nazionale delle sformate di verdure e la giornata internazionale dei pretzel, tipologia di pane di origine teutonica, principalmente tedesca, dalla tipica forma d'anello con le due estremità annodate. Tra i nati oggi abbiamo Giorgia, 1971, e Michele Ferrero, 1925. Tra gli scomparsi ricordiamo il matematico e filosofo austriaco Edmund Husserl, 1938.